azioni in tecnica classica, le altre due in tecnica libera, cioè in passo alternato, si va in binari, in corsie separate fino ai 300 metri. Eccolo qui, forza, 13 secondi di svantaggio, o anche qualcosa di meno. Guardate la sua azione come più veloce di quella degli avversari, vuole agganciarsi per poi poter riposare, diciamo, psicologicamente per gli altri 5 chilometri. Là là, si era agganciato Marco, fantastico, proprio nel momento in cui sembrava. Bravissimo, guardate che tecnica precisa, al momento opportuno è riuscito a cambiare da per primo il testimone a Giorgio Vanzetta. Fantastica Italia, vai Giorgio, anche se tu è la prima volta che ti trovi davanti nella tua frazione, sempre dovuto inseguire. Norvegia cambia terza e parte il due volte campione olimpico qui, nella 10 e nella 15 chilometri, è il vice campione olimpico della 30, è partito Fauner. Fauner ha già battuto Deli in staffetta. Giorna Deli, 26 anni, 1,84 m per 77 kg, è nato a Elverum. Se ormai non c'è più niente da fare per la Finlandia, notevolmente in difficoltà. Si entra nello stadio, signori! Eccoli qua! Forza Silvio! Vai Silvio! Vai, 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 vai! Battono proprio simultanea, allo stesso passo, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro. 100 metri al traguardo, 100 metri, cerca di allargarsi e attacca all'esterno. Ce la fa, ce la fa, Silvio, ce la fa. Primo, l'Italia è la più grande nazione. Primo. Del fondo, attenzione ancora, primo, primo, primo. Primo, Italia, Italia del fondo. Buonasera e benvenuti alla diretta di Pagine di Sport. Ringrazio subito Francesco Fedele che ha montato questo video. Francesco Fedele è un grandissimo appassionato di sport e ha montato questo video per rendere omaggio a questi quattro fenomeni.
È il 22 febbraio del 1994, siamo a Lillehammer in Norvegia, sono i giochi olimpici invernali. Sono per tutti i giochi olimpici invernali più belli. La bellezza del paesaggio norvegese, la cultura di un popolo che ama e vive di sport. Lo sport nazionale in Norvegia è lo sci di fondo e in quei giochi lo stanno dimostrando avendo vinto tutti i tre ori fino ad ora assegnati. È uno sport da sempre dominato dai grandi popoli del nord. Fino a quel momento solo quattro paesi hanno vinto ori olimpici: Norvegia, Svezia, Finlandia e Unione Sovietica. Anzi, cinque, perché nel 1968 a Grenoble un italiano, Franco Nones, aveva vinto un meraviglioso oro nella 30 km. Quel giorno tutta la Norvegia attende i propri dei. Il Birkebeineren Sky Stadium, lo stadio del fondo di Lillehammer, è riempito da 100, forse 200.000 persone, pronti ad assistere alla vittoria più scontata dei Giochi Olimpici. C'è anche Re Harald in tribuna, pronto ad assistere al trionfo del suo popolo. Faceva freddo, era meno 18. Per il popolo norvegese è la gara delle gare in quell'Olimpiade. Ma poi ci sono quattro italiani. Sono Maurizio De Zolder di San Pietro di Cadore, Marco Albarello di Courmayeur, Giorgio Vanzetta di Cavalese e Silvio Fauner di Sappada. Sono quattro nomi destinati ad entrare nella leggenda della storia sportiva italiana, perché vincono contro i più forti e vincono soprattutto in casa dei più forti. E nello stadio di Lillehammer cala il silenzio più surreale della storia della Norvegia. Questa sera abbiamo l'immenso piacere e onore di avere due di questi quattro campioni in diretta. Quindi do il benvenuto a Marco Albarello. Grazie Roberto. Ciao Marco, benvenuto a questa diretta. Marco ha vinto un oro, tre argenti e un bronzo olimpico, un oro, due argenti e un bronzo mondiale, ha fatto cinque podi in Coppa del Mondo e da poco ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri di buon compleanno con qualche giorno di ritardo. Ti ringrazio, sono un attimino più vecchio, dai. 60. Introduciamo poi l'altro campione di questa meravigliosa giornata per l'Italia sportiva e diamo il benvenuto a Silvio Fauner. Ciao Silvio. Buonasera. Buonasera Roberto, ciao Alba. Ciao Silvio. Per Silvio, per presentarvi il campione che è un oro, due argenti e due bronzi olimpici, un oro, due argenti e quattro bronzi mondiali, 24 podi in Coppa del Mondo. Ma non è tutto, perché abbiamo un ulteriore ospite di grande valore questa sera, che in un sondaggio fatto qualche mese fa su un gruppo social, alla domanda quale fu l'impresa italiana più bella della storia, lui ha risposto subito con certezza: la staffetta di Lillehammer. Lui è stato direttore di Rai Sport, ha seguito 6 Olimpiadi dal vivo, oggi è condirettore di Sky Sport, è uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani ad oggi e è con grande piacere che presento Giovanni Bruno, condirettore di Sky Sport. Grazie, grazie Roberto, presentazione magnifica. Ciao Giovanni. Ma era una cosa facile da rispondere, 4x10 di Lillehammer, facilissimo. Infatti partiamo proprio da te, perché visto che per te è l'impresa più bella dello sport italiano? Perché era quella non scontata, perché è stata quella in un contesto olimpico da favola, di fiaba, perché hanno fatto realmente un'impresa in casa altrui, perché si è dimostrata il perfetto equilibrio di una formazione che assolutamente non era favorita, perché c'erano questi fenomeni norvegesi, e poi francamente entrare in uno stadio, l'hai detto te, 100.000, 200.000 persone, non c'era una bandiera azzurra, una bandiera italiana, ma c'erano solo bandiere norvegesi, e vedere quell'arrivo lì è la cosa che secondo me ti lascia emozione, i cinque cerchi, la vittoria, insomma c'è tutto. Capito? Tutto il pathos olimpico e tutto l'aver racchiuso in quella volata portata dagli altri tre
per quel velocista lì che è bello, è il più giovane di tutti, perché l'altro è l'anziano, però il più giovane è riuscito a metterla in quel posto a Bjorn Daly, e francamente è stata una cosa, cioè, avete sentito nella cronaca, è bellissimo il montaggio con la musica che richiama poi degli antichi splendori di Gustavo Toni del 72 nei servizi di Alfredo Pigna, di Giù la testa di Morricone, però la realtà te la dice tutta con quell'effetto incredibile di emozione che è l'arrivo e l'urlo di Giacomo Mazzocchi, perché suppongo che sia lui, nell'urlo della vittoria di Silvio e dell'Italia, cioè quello è, secondo me, eccolo lì la risposta, è l'emblema di un trionfo italiano in terra straniera, in casa altrui. Marco e Silvio, qual è il primo ricordo che vi viene in mente quando pensate a quel giorno? Marco. Il primo... Inizia Marco, che fa chiara il secondo fazionista, poi Silvio. No, per l'anzianità, scusami, dillo. Grazie. Io ho visto che ti sei levato anche gli occhiali. No, me li rimetto, non vedono niente. Hai lasciato solo gli occhiali, va bene. No, perché riflettono. Rispondo che è stata un'emozione, vabbè, come potrebbe essere facilmente auspicabile, però ti dico, con Silvio, la cosa che prima che mi viene in mente, che mi ha fatto riprovare l'arrivo della staffetta, non so quante volte, continuava a mettersi davanti, mettersi dietro, mettersi di fianco, mettersi di qui, mettersi di là, ma ha fatto a provare lo sprint gli ultimi 200 metri non so quante volte. E perché? Perché è un perfezionista, è sempre stato un perfezionista, è un ragazzo ormai non è più ragazzo, però anche lui. grazie del ragazzo. Non è che rimane sempre solo un ragazzo, neanche lui, invecchia anche lui, però ti dico, ai tempi era un ragazzo che si era, tra virgolette, assoggettato a tutto quello che noi più vecchietti della squadra, per il primo Maurilio De Zolt, ci aveva insegnato, e grazie a lui siamo riusciti a fare questa impresa fantastica, seguendo veramente i suoi dettami e la volontà che lui ci metteva in tutti gli allenamenti, ma soprattutto nell'espressione massima di quello che era il risultato che lui voleva ottenere. Silvio è arrivato con tutto il bagaglio di esperienza, ma soprattutto con la gioventù che aveva e che ancora adesso, che dimostra ancora adesso, però era un perfezionista, come dicevo prima, e non lasciava nulla al caso. E ti ripeto, la prima cosa che mi viene in mente è quella, quando l'ho visto imboccare il rettilineo, ho detto quale tecnica adotterà, ed è riuscito ad adottare la tecnica più e la tattica più forte, più brava che ha portato a questo stupendo risultato. Come ricorderò sempre, mi piace ricordare che era la pagina della Gazzetta Campioni per sempre, questo lo ricorderò sempre. E è una pagina dello sport che veramente ci rende onore, e rende onore soprattutto al movimento fondistico italiano di tanti tanti anni fa. Silvio? Ma quello che dice Marco è verissimo. I giorni prima arrivavamo già da altre gare, i giorni prima l'ho fatto, se si può dire così, sudare un po' di più, perché in una tecnica che non era proprio la sua preferita, lo skating, come ha detto lui, ho cercato di... a me piaceva cercare di avere tutte le situazioni sotto controllo, quindi... Come ha detto lui, io ho provato nei giorni prima diverse ipotesi, diverse soluzioni, perché volevo entrare in competizione, entrare in gara con la speranza che i miei compagni mi portassero alla partenza insieme ad Eli o a qualcun altro, però per giocarci la vittoria, e con la speranza poi di riuscire ad arrivare all'ultimo chilometro assieme, perché non è poi così semplice, così scontato arrivare, partire assieme e riuscire a tenere il ritmo di chi è nel gruppo con te.
E quindi io volevo avere tutte quante le ipotesi, tutte quante le possibilità, averle già provato prima, in modo che entrare in gara e trovarmi, arrivare all'ultimo chilometro e dire ok, adesso mi gioco quella situazione che due giorni fa secondo me era la più ottimale. Devo dire che poi magari lo racconterò, ma ho cambiato quella che era la mia strategia, perché ho fatto una cosa un po' diversa. Il ricordo che ho due ricordi che ho principalmente appena tagliato il traguardo è quella di qualcuno che mi afferra da dietro, io ero giù in ginocchio, qualcuno che mi afferra da dietro e sento sì, un'espressione un po' colorita, mi giro e c'era dietro Alba che mi abbracciava e mi stringeva talmente forte che mi mancava il fiato. E un'altra situazione subito che mi ricordo è il silenzio che è calato per quei due minuti, che è qualcosa di incredibile, qualcosa di irreale, perché in uno stadio di 200.000 persone c'è stato un momento dove sentivi solo qualche sporadico italiano che gridava e che esultava. Comunque c'è un commento di Piero Pancrazio che dice: io c'ero col bandierone, quindi non c'era una solo bandiera norvegese, ma c'era anche una bandiera italiana di Piero Pancrazio. Ah no, questo sì. Qui, ma no, però ragazzi, erano sommersi, no. È normale, ma che sia così. Come, sì, beh, certo. Come usava dire anche tutte le telecronache che è stato intervistato Biordelli, diceva Peckett, nel senso che voleva dire erano inscattolati in salita, in discesa, in tutte le parti della pista, eravamo veramente inscattolati in tutti questi tifosi scandinavi, non soltanto norvegesi, ma era veramente una cosa fantastica, perché ti guidavano verso il traguardo senza la minima fatica, apparentemente. Facciamo un salto indietro, poi torneremo a parlare un po' più in dettaglio di Lillehammer. Come avete iniziato a fare sci di fondo? È vero che siete su posti di montagna. Com'è stato il vostro inizio in questo sport? Giovanni ovviamente è libero di commentare quando vuole, visto il suo ruolo di alta conoscenza di questo sport. Vabbè, di Albarello lo so, perché era troppo scarso con lo sci alpino, allora... Allora, di conseguenza, sai, Courmayeur ha dato i natali adesso anche a Federica Brignone, tanto per dire, no, cioè, poi, è stato costretto. No, allora me lo permetto, scusa, mi permetto di essere così, ma ci conosciamo veramente da una vita. Con Marco da più anni, sì, un po' di meno, però era all'epoca, diciamo, per quella staffetta lì, era il boccia, era il velocista, ma era il boccia, il piccolo. È ancora rimasto piccolo, perché è giovane, confronto a noi, non dico solo a me, confronto non, a noi. Lo so, Marco, lo so, io e te stiamo sulla panchina in Valferré, tranquilli, no? Appoggiate al bastone e raccontiamo di che... Col bastone, col cappellino. Ma no, perfetto. Io ho iniziato, se posso, come precedenza, perché sono il più vecchio, come ho iniziato con lo sci alpino, come diceva Giovanni. Ho fatto per 6 anni lo sci alpino, ma a livello veramente economico mio papà non poteva supportare la mia attività e poi veramente non mi trovavo in quel mondo, era un mondo per me forse troppo d'élite, no, diciamo così, e qui c'era tantissimo sci alpino, però c'era una tradizione del fondo che è nata, il fondo e biathlon, che è nata con la militare alpina, con gli alpini, con tutto quello che era il contorno di formazione degli atleti. E allora avevo anche la fortuna di andare a abitare in una frazione di Courmayeur, la Villette, dove viviamo insieme io
e Giovanni quando viene a dilettarsi le sue uscite in bici, erano i campi da sci, praticamente la pista da fondo che mi passava degli alpini del centro sportivo esercito, mi passava a 5 metri, perciò è stato facile per me riconvertirmi allo sci di fondo, e poi avevo la Valferré vicino a 3 km che mi dava la completezza di quello che poteva essere questo stupendo sport che ha fatto la mia carriera. E allora è stato facile per me, assieme a mio zio, mancato un paio di mesi fa, e anche mio papà, che mi hanno portato veramente allo sci di fondo. E per me era veramente una cosa fantastica poterlo praticare attaccato a casa, attaccato a 100 metri da casa, perciò era facilissimo, e per me è sempre stato lo sport più bello ed è ancora lo sport più bello del mondo. Silvio, tu l'ho provato anch'io sci di fondo con fortune molto poche, sono riuscito al massimo a fare 100 metri in piedi, però dai, qualcosa ho provato anch'io in Val d'Aosta, quindi la prossima volta andrò in Val d'Aosta saprò da chi andare a farmi insegnare. Io vi ho per... Silvio? Silvio? È scappato. Silvio, ci sei? Non ci sei. Sta riprovando l'arrivo con Deli. Io. Ecco, adesso ti lo sentiamo. Vai. Un po' a scatti. Silvio? Ci senti? Mi sentite? Sì, vai. Ecco, vi ho perso un attimino. Come ho cominciato io, diciamo, io non ho cominciato cominciato subito con lo sci di fondo. Io ho un fratello più vecchio di me, più grande di me, di 3 anni. Lui aveva cominciato con l'alpino, poi la cosa non gli piaceva molto e si è spostato poi sullo sci di fondo. E quindi per me è stata la cosa abbastanza semplice e normale seguire quello che è stata la scelta di mio fratello. Io avevo poi compagni di classe, amici, tutti quanti che praticavano. Si sa che io ho cominciato all'età di 6, quindi si sa che a quell'età le amicizie e le compagnie sono determinanti nella scelta di una disciplina, quindi avevo gran parte dei miei coetanei, dei miei che sciavano, magari anche un attimino più grandi, che facevano sci di fondo, e quindi per me è stato un passo normale, un passo naturale. Ok, e facendo sempre un passo indietro, andiamo al 1987, che è un anno importante per Marco Albarello. Abbiamo prima nella presentazione ho citato Nones, che aveva un po' cambiato la storia delle Olimpiadi, perché fino allora avevano vinto solo scandinavi, e poi è arrivato Nones e ha vinto l'oro per l'Italia. Nell'87 c'è qualcosa di simile, ci sono i mondiali a Oberstdorf, e andiamo a vedere questo video che racconta l'oro mondiale di Marco Albarello. Per l'Italia alquanto deludenti, il rischetto azzurro è fornito dallo sci nordico. Ai mondiali di Oberstdorf, sensazionale oro del valdostano Marco Albarello nella 15 km. Ok, ringrazio il video di Lucio Celletti, Archeologia dello Sport.
Allora, Marco, quel tuo primo mondiale, quali sono i tuoi ricordi di quel mondiale che hai vinto? E lasciamo anche a Giovanni un commento, prima Giovanni un commento su quel mondiale. No, ma non è tanto quello, deve fare due anni indietro ancora, perché il vero Albarello, cioè lui parte dall'87 Roberto, io ti faccio partire dall'85 da Seyfried. No. Perché secondo me la vera grande attenzione della costruzione di quella squadra che poi è arrivata fino al 94 nasce nell'85, nasce con i mondiali di Seyfried, dove si misero in luce per la prima volta gli italiani, perché poi c'era questo buco generazionale di episodi. Io ho detto bene il 68 fu un exploit incredibile, quello con le immagini in bianco e nero di Franco Nones vestito di nero che andava a vincere la 30 chilometri. Però la realtà è che si arriva all'85 dove incomincia a costruirsi il fenomeno formazione italiana, per poi arrivare, e poi chiudo, all'88, perché l'87 è stato un mondiale straordinario, ma l'88 fu la straordinarietà di un Maurilio De Zolt in battaglia nella 50 chilometri con Gundeswan, quindi c'era è stato qualcosa, cioè il piccolo contro il gigante, cioè era qualcosa di straordinario. Però avevano cominciato Maurilio e Marco con l'85 con Seyfried. Non posso dire niente con Giovanni, lui c'entra sempre le cose con perfezione, ma soprattutto con animo propositivo, come dico io. E chiaramente è iniziata con l'85. L'85 per me è stata una pagina all'inizio un po' amara. Perché? Perché doveva correre in staffetta a Valder, io ero stato escluso dalla staffetta perché si correva, ricordo, con lo stile skating, erano le prime il passo Sitonen, come si diceva una volta, ed era... E io non ero, ricordo, io e Kirvesniemi eravamo gli unici che hanno corso la 15 km con la sciolina, e nessuno degli altri corridori, 110 in partenza, avevano corso con la sciolina, avevano corso con 2,15 metri di sci, con le scarpe basse e veramente con la voglia di mettersi in luce. Il migliore dei nostri era Maurilio De Zol, chiaramente, e Giuseppe Ploner. E dall'85, poi dopo siamo passati all'87, che è stato l'avvento non soltanto mio, perché sono stato un po' sorpreso da questa vittoria, anche se avevo già vinto i campionati italiani veramente bene al Nevegal, e poi... anche Maurilio De Zolt. Ricordiamo che Maurilio De Zolt ha vinto la 50 km del campionato del mondo, perciò vuol dire avere avuto sotto i piedi dei materiali stupendi, perché era l'avvento, l'avevamo solo noi. Adesso faccio un attimino di pubblicità alla, non tanto alla federazione, ma quanto a Mario Zittà e all'Enichem dei tempi, che adesso le cere colorate sono state bandite. Era la cera F. Infatti la cera F di tempi, e ci ha dato questo sprone in più per riuscire veramente. Io avevo provando gli sci con gli altri atleti, perché andavamo sul posto di dove si doveva sciolinare, dove si doveva provare gli sci, e andavo avanti per 5 metri, 6 metri in più, ed era la soluzione ideale per la cera F dei tempi, era quella più giorellina nella neve più in alto, più cadente, e avevamo veramente gli sci stupendi. Devo dire grazie ancora adesso a quello che è stata la cera F, che poi non è stata così apprezzata tra virgolette dalla situazione, è stato venduto il brevetto a pochissimi soldi, e questo ci ha penalizzato gli altri anni. Anche dopo, quando parlava prima Giovanni dell'88, anche lì, se avessimo avuto solo noi la cera F, avremmo fatto anche grandissimi risultati. Perciò è la... Poi, fra l'altro, delle pandemie e di Maurilio De Zol, nell'87 è nato anche mio figlio, perciò che anno. Un grande anno.
Vi volevo chiedere una cosa a tutti, diciamo dal punto di vista sportivo a Marco e a Silvio, dal punto di vista giornalistico a Giovanni. Questo sito racconta molte storie olimpiche. L'Olimpiade è solitamente il sogno per ogni sportivo che inizia a fare sport, più del mondiale, più degli europei. L'Olimpiade è il raggiungimento di un sogno di qualsiasi atleta. Per voi la prima Olimpiade, anche per Giovanni come giornalista, cosa è stata? Che ricordi avete della prima Olimpiade, del primo arrivo in una città olimpica? Iniziamo con Silvio, andiamo in ordine, torniamo indietro. Ma diciamo che la mia prima Olimpiade è stata nel 92. Nel 92 io avevo 21 anni e sono così stato catapultato in una dimensione che non mi aspettavo. Sì, la Sony da piccolo, una cosa è sognare un'Olimpiade, una cosa poi arrivarci. Io un aneddoto che mi piace raccontare sempre. Io abito a 6 chilometri dal primo frazionista, da Maurilio De Sol. Mi ricordo quando eravamo bambini, io all'età di 12-13 anni, sciavamo con lo sci club, vedevamo questo omino, perché visto la statura, che sciava, che sfrecciava sulle piste di Sapada, perché all'epoca l'unica pista disponibile era quella di Sapada, e ci passava via al quadruplo della velocità. E tra noi ci chiedevamo, non c'erano i social, le televisioni, le gare le facevano vedere sì e no, e tra noi ci chiedevamo ma chi è quello, quello è De Zolt. A quell'età, come fanno tutti quanti i bambini, sognavamo, fantasticavamo, pensa che bello riuscire a sciare come lui, andare forte come lui, pensa che bello andare in giro per il mondo a fare le gare, a partecipare a un'Olimpiade, no? Da lì, a distanza di un bel po' di anni, mi sono trovato proprio nella mia prima Olimpiade non a correre, non a gareggiare insieme a lui, perché lui ha preferito saltare la staffetta per concentrarsi sulla 50 chilometri, ma mi sono trovato fianco a fianco a lui a distanza di anni a gareggiare in un'Olimpiade, e due anni dopo addirittura a vincere un oro. Marco, per te la prima Olimpiade, che è Calgary, credo. La mia prima Olimpiade, sì, è Calgary. Il più grande diciamo ricordo erano le partite a Pac-Man con Giuseppe Brone alle 1 del mattino, e poi dopo andare a fare l'allenamento e cercare di confermare l'oro di Oberstdorf. È stato veramente difficile per me, avevo dei problemi con i materiali. Però ho sempre fatto un settimo e non mi sembra nella 15 e nella 30 chilometri, però è un'emozione che ti prende, che te la meriti, anche perché anche a Sarajevo non mi avevano portato, non avevano creduto nel sottoscritto. Adesso faccio di nuovo il piangina come dice Giovanni, però dei tempi Sadeario non aveva creduto nelle mie possibilità, e avevo già mancato un mondiale prima, e alla fine sono riuscito ad arrivare a Calgary, però non riuscire a ottenere i risultati che mi competevano, ma soprattutto quelli per cui lavori tutta una vita. È stata un'emozione grandissima, ma non suggellata da quello che poi è venuto dopo. Però fa parte della vita, ci sono gli alti e bassi e devi accettarli con la serenità d'animo e con la volontà di arrivare, poi come sono arrivato a fare la mia quarta Olimpiade a Nagano.
nel 98. Quattro Olimpiadi è un bel traguardo. Anche se a Nagano diciamo che abbiamo perso di poco quello che avevamo vinto a Lillehammer. Ma tante volte dai, tante volte. Beh, certo, è la legge dello sport. Per pochissimo, perché Silvio ha fatto grandissime cose. Avevano cambiato l'ultimo frazionista, forse avevano capito che poteva essere l'arma in più, però noi abbiamo fatto una grandissima staffetta tutti e quattro e ce la siamo giocata nuovamente per far vedere ai norvegesi che eravamo anche noi. Ma sai, io comunque sono, diciamo, abbiamo perso l'Olimpiade per credo 15 centimetri, forse sì. Neanche. 4 decimi. Esatto, io sono convinto che comunque l'italiano è un popolo molto generoso, quindi ci sembrava brutto vincere di fila proprio contro i norvegesi, quindi vedete un po' voi. Questo è ripetuto anche a Lake, è quello il fatto che le abbiamo dato di nuovo vero. Però secondo me le avrebbero barattate i norvegesi con Lillehammer. A quello forse sicuro, uno... guarda. Invece Giovanni, uscendo un attimo dal, visto che tu sei stato un grande giornalista di sci, ma anche di vela, hai fatto tanti sport, hai seguito tutti gli sport, tu hai seguito 6 Olimpiadi invernali, non ricordo quante estive, ma anche di estive, la tua prima Olimpiade come giornalista, che anche per un giornalista è un sogno probabilmente andare ai giochi. Qual è il tuo ricordo? Posso intervenire? Vai Marco. Sì. Hai detto sei stato, no, è ancora un grande giornalista. No, sì, assolutamente, ho sbagliato, difatti l'ho detto nella presentazione. Punto di riferimento no. Di tutti assolutamente. Giovanni non è assolutamente sei, ho sbagliato. No, mi scuso con Giovanni perché... No, perché lui ha bisogno sempre del contratto, capisci com'è la situazione? Una volta. No. Mi fa piacere e grazie Marco, ma grazie anche a te Roberto, perché faccio un inciso. Tu prima hai parlato di queste di pagine dello sport. Intanto è importante che si recuperi sempre, e lo dimostra anche questa sera, non tanto con me, ma quanto con loro due, un concetto di memoria e storia. Memoria e storia sono la base del ricordo, e il ricordo è la base per andare poi avanti. Perché mentre io ricordavo l'effetto della 4x10, mi venivano in mente la telecronaca, dice, l'incalzante di un Paolo Rosi con Mennea nel 1980 con la vittoria dei 200 metri, o di un Bordin che recupera e vince la maratona, o di un Mangiarotti anni prima. Cioè, vedi, se uno poi non tramanda questi ricordi, questi racconti o gli aneddoti che stanno raccontando questi due personaggi, si perde qualcosa. Questo qualcosa invece che si deve conquistare e tramandare è la base e l'importanza dell'educazione e la cultura sportiva per i ragazzi. A me fa male, proprio per un fatto così, chiamalo di vecchiaia o chiamalo di partecipazione a tante Olimpiadi e aver vissuto tante storie, mi fa male vedere altri valori ora sulle pagine dei giornali, che non sono poi tanto dei valori quanto si vive di gossip o di ipotesi, quando invece la storia dello sport passa tramite dei risultati e dei ricordi che sono delle pietre miliari veramente della nostra cultura e tradizione. Con lo sport... E la dimostrazione è un Nelson Mandela che legge la poesia di Henley Invictus e poi grazie allo sport riesce a far stringere la mano a neri e bianchi nello stadio nel 1995, quindi un anno dopo la loro vittoria per la vittoria del Sudafrica. E quelli sono i veri valori che devono essere tramandati all'interno di una scuola.
che poi magari qualcuno, sentendo queste cose, sentendo anche sì il silenzio dello stadio della loro vittoria, è stato un silenzio educato, attonito, stupito, bello per loro che hanno vinto, ma quegli altri hanno perso, abbiamo perso da questi fenomeni, che dobbiamo fare? Ecco, questo secondo me è il messaggio che tramite queste storie che voi, che tu vi siete inventati, è qualcosa di estremamente bello e positivo. E quando non si parla di sport attivo in questo momento, è bene tirarle fuori queste storie, è bello trovare spazio, è quello che poi rimango stupito che non si trova magari su testate molto più importanti. Il mio ricordo di Calgary, grazie per quello che hai detto, grazie per quello che hai detto, veramente belle parole, grazie davvero. Ma sai, io ci campo di questo, cioè di leggere libri o cose. Io mi sono reinnamorato di leggere libri di ciclismo, riprendendo libri di Gianni Mura, riprendendo libri di Marco Pastonesi, di Pellizzari, cioè questo per il ciclismo. Oppure, permettimi, un aggancio con la vela, se qualcuno si va a leggere la storia di Sir Peter Blake e le storie delle calze rosse della Coppa America e la fine che purtroppo ha fatto Blake e quello che lui tramandava, lui perdeva regolarmente sempre la prima gara, vedi Albarello, però dice: io ho perso la prima ma non posso perdere più il resto, che mi sia di lezione. E questa lezione l'ha portato poi a vincere Coppa America, Giro del Mondo per equipaggi con Steinlager 2 e vincere anche la traversata intorno al mondo più veloce in assoluto. Le aveva sei perse tutte le prime, poi dice: che mi serva di lezione. E che questa è la lezione che deve essere tramandata. Chiusa parentesi di retorica sul concetto. La mia prima Olimpiade sul posto è stata a Calgary. Francamente io ero con Telecapodistria come televisione, che era stata acquisita dal gruppo Mediaset per allenare poi quella televisione che sarebbe diventata Telepiù e poi successivamente Sky. Devo dire che è stata un'esperienza incredibile, perché eravamo in quattro a coprire con le telecronache tutto, non avevamo nulla, assolutamente nulla, andavamo lì e per fare le trasmissioni andavamo da trasmissioni da tubo. Che vuol dire? Vuol dire che al centro televisivo c'erano dei muri, tu guardavi un muro e un monitor dove ti arrivavano le immagini e dicevi: queste immagini vi giungono da, perché non potevi dire sono a Calgary, sì, ma non stavo sul posto, non stavo nella famosa postazione a vedere soffrire Marco nello sci di fondo. Però che succede? Che un po' di furbizia e soprattutto la bravura di un signore che è me scomparso da pochissimo, che è Mario Cotelli, lui andava a comprare le postazioni, si faceva dare da un ristoratore bormino, si faceva dare delle bottiglie di grappa, di vino, e andava da croati, montenegrini che avevano le postazioni, offriva queste bottiglie e diceva: vabbè, allora senti, domani tu la fai da tubo, cioè ovvero sia dal centro televisivo, e noi andiamo sul posto. E così andò, e così Mario Cotelli con Sandro Vini poterono commentare gli straordinari successi di Alberto Tomba nell'88, gigante slalom, e io potei commentare lo sci di fondo e la combinata nordica, il biathlon. Però le comprammo a suon di grappa e vino Sassella o Sforzato, cose di questo genere, vini della Valtellina per postazioni. Quindi questo era il ricordo delle cose. Il secondo ricordo meraviglioso, al di là delle vittorie di Alberto Tomba, che quelle che portarono, cioè, se non vi ricordate, anche l'interruzione del Festival di Sanremo, certo, l'anno speciale, ma è sempre legato magari a proprio a Mario Cotelli, perché abbiamo messo questa foto che abbiamo trovato ieri, ho pensato di metterla proprio con te e Mario Cotelli, per cui credo sia giusto ricordare. È una bella foto. Sì, vabbè, ha fatto un bel capelli. Tu. Ti ringrazio di esistere, non è che ce l'avevo colorati. Ce l'avevo colorati. Beh, Mario per me è stato un maestro di grande visione giornalistica, un grande appoggio, oltre ad essere stato un grandissimo CT. E qui ci stanno due CT, oltre ad essere stati due grandi campioni, sono stati anche due CT, Marco e Silvio.
Mario Cotelli è stato un grande personaggio, ma la cosa comica di Mario Cotelli era durante una telecronaca della combinata nordica sullo fondo, che lui a un certo punto si accorse che c'era un fotografo con la bandierina svizzera infilata nello zaino e disse, l'atleta svizzero mi sembra che era terzo ed era in recupero, in quel momento disse, c'erano dei tempi biblici nei cambi di telecamera, no? Perché c'era la telecamera fissa su questo caspita di bosco e non usciva mai nessuno e tu parlavi, dicevi un mare di stupidaggini in certi casi. E Cotelli disse, è in testa lo svizzero, faccio, come fai a essere sicuro, gli disse in telecronaca, un fotografo svizzero non sbaglia mai una fotografia. In quel momento comparve l'atleta svizzero, che adesso mi sfugge il nome, e vinse la gara della combinata. Questo per dirti, diciamo, l'aneddoto di Mario Cotelli. Poi era la persona più disordinata al mondo, io purtroppo ci dormivo insieme ed era un dramma epocale, perché insomma, lasciamo perdere, però era un grande personaggio. Se dovessi scegliere un'Olimpiade fra le sei invernali che hai seguito, qual è quella più bella secondo te? Beh, come al solito uno dice la prima, devo dire la più bella dal punto di vista, diciamo, stando sul posto, per me è stata l'Olimpiade estiva di Sydney, come organizzazione, come bellezza. Dal punto di vista lavorativo, per me la grande soddisfazione sempre estiva di Londra, diciamo la preparazione con Vancouver 2010 per arrivare poi a Londra 2012 e poter dire sono riuscito a trasmettere tutto. Sì. Perché quello che, poi lo ricorderanno anche loro, quello che è terribile in un'Olimpiade è magnifico allo stesso tempo, è l'apoteosi di sport e di personaggi che ci sono. Purtroppo, per una questione di canali, di servizi, eccetera, eccetera, si può trasmettere magari su un solo canale, questo lo faceva la televisione di Stato. Con Sky siamo riusciti a mettere in piedi 12 canali e live tutte le discipline possibili e immaginabili. Questo per Londra 2012, ma anche per Vancouver 2010 ce n'erano 5, come 5 canali anche per le Paralimpiadi. Sì. Quindi aver contribuito a poter far vedere tutti gli sport con tutte le nazionali, non solo quelli con gli azzurri, secondo me quella è stata la mia più grande soddisfazione, il più bel ricordo, quando si accesero le luci sia a Vancouver che a Londra con live, vuol dire che eravamo in diretta con tutti i canali pieni ed era forse la cosa più commovente oltre al risultato sportivo di questi due signori con gli altri due. Io devo dire che Londra 2012 rimane, come appassionato di sport, svegliarsi la mattina, accendere la televisione, vedere il mosaico, il famoso mosaico sul canale 200, rimane il sogno di ogni Olimpiade. Grazie. Canale 200 è vero, era una bella ubriacatura. Esatto. Allora, torniamo ai nostri due campioni, ci avviciniamo a Lillehammer, voi vincete le prime medaglie olimpiche, Marco ad Albertville, Silvio a Lillehammer, entrambi avete vinto medaglie a Lillehammer individuali, com'è stata l'attesa della staffetta? Credevate di farcela? Il vostro tecnico Vanoi come vi stimolava? Quali erano le sensazioni prima, nei giorni prima con la staffetta? Marco, iniziamo da Silvio, anzi stavolta, facciamo cambio. Silvio? Ecco. Allora, vi sento malissimo, Vi sento malissimo. Come sono stati i giorni prima della staffetta? Sì. Mi sentite? Sì, sì. Ma ecco, direi che noi arrivavamo da altre gare di Coppa del Mondo, come tutte le altre gare di circuito, dove chi un po' più, chi un po' meno, tutti quanti avevano fatto dei buoni risultati. Ci siamo avvicinati a Olimpiade sicuramente consci della condizione che avevamo e soprattutto della squadra che avevamo. Inutile nasconderlo, noi ci,
ci speravamo, ci credevamo a quella, a quel risultato, anche se in tanti ci hanno ci avevano descritto un po' come, o ci hanno descritto come degli outsider, però avevamo delle grosse chance e soprattutto lo dimostra che la squadra norvegese, che era la squadra da battere, che era la squadra più forte, aveva paura di noi. Hanno fatto di tutto dal primo metro. Forse all'epoca le gare, le staffette erano un po' diverse da come sono adesso. Adesso le gare sono molto più calcolate, sono molto più studiate. Una volta, come si diceva, a testa bassa e a tutta dal primo metro. Ma questo anche perché la Norvegia aveva paura di noi, è partita con la prima frazione cercando di staccare, cercando di prendere vantaggio. Maurilio è arrivato con 8 secondi, che Marco al passaggio del primo giro aveva già chiuso, quindi ci ha provato poi con Ulvan con Marco a staccarlo, ci ha provato poi Asgar con Vanzetta, e questo dimostrazione che avevano paura di noi. Quindi noi siamo arrivati a quelle Olimpiadi, a quel giorno là, sicuri della nostra condizione, della nostra forma. Poi ogni gara ha una storia a parte, in tutte le discipline, in tutti gli sport conta sì la preparazione, però conta anche quel pizzico di fortuna. Nel nostro caso, io dico sempre, abbiamo vinto quella gara, non ho vinto io la gara perché ho fatto l'ultima frazione. Non abbiamo vinto noi quattro perché eravamo noi quattro atleti, ma è stata una vittoria di gruppo, una vittoria di nazionale, perché dal tecnico che ci ha preparato, gli skimen che ci hanno messo ai piedi dei sci eccezionali dalla prima all'ultima frazione. Siamo arrivati veramente consapevoli di che ci giocavamo una grandissima chance, e ce la siamo giocata al meglio. Sì, esatto. Marco? Ma l'unica cosa che posso fare di appunto a Silvio, che ha detto delle staffette. Le staffette adesso non si fanno più. Non si fanno più le staffette. È scomparso il valore di squadra, è scomparso è veramente l'emblema di quello che è la nazione, di quello che è l'espressione di quella che è stata la nostra gara. E come è stata sempre. Adesso la FIS ha voluto intraprendere questo cammino, non è assolutamente sbagliato, perché la maggiore espressione di squadra è la gara in staffetta. Va bene che corri da solo nella tua frazione, però nella tua frazione corri per la squadra, corri per l'Italia, corri per fare il risultato massimo come complesso di squadra, ed è veramente quello il movimento di squadra. Noi siamo arrivati a quell'appuntamento veramente preparati bene, ma nello stesso tempo i norvegesi avevano fatto riposare, come ha ricordato Silvio, avevano fatto riposare Silverstein, avevano fatto riposare Ulvang, a parte che Ulvang veniva da una problematica sesso uguale al sottoscritto, perché aveva perso il fratello, io ho perso mio papà, però il discorso era proprio quello, che ci temevano e dovevano cercare assolutamente di riservare le energie per la gara mitica, che è loro, per loro veramente come complesso di squadra, come complesso di nazione, come espressione dello sport massimale e soprattutto come animo, era la gara della vita. La gara della vita, la Norvegia, si sono fermati tutti per vedere la gara di staffetta, perciò vuol dire non doverla perdere, e forse quella tanta pressione, quella forza che non sono riusciti a esprimere, poi con un pizzico di fortuna noi siamo riusciti a vincere, li hanno veramente massacrati. Come ricordava Silvio, di nuovo si sono fermati tutti dopo l'arrivo della gara, e come mi suole ricordare, che loro sono
sono veramente la nazione guida degli sport totali, a mio parere, perché non è soltanto lo sci di fondo che sono primatori, ma in tutta la psicologia, ma l'animo che ci mettono loro in tutti gli sport, vuol dire organizzazione, vuol dire capacità, vuol dire anche molta credibilità in tutti i campi, perciò loro hanno perso la gara della vita, e questo non la baratterebbero, come hai detto tu, Roberto, tutte le altre medaglie che hanno vinto. C'è un bel messaggio di Fabio Rocchi che dice: e se quella Norvegia aveva paura, siete leggenda. Quindi già solo il fatto che avessero paura significa che siete una squadra da leggenda. Giovanni, tu che eri inviato a Lillehammer, ti aspettavi, conoscendo Marco, conoscendo Silvio, conoscendo Maurizio, conoscendo tutto di questa squadra, ti aspettavi un'impresa del genere? No. No, allora, premesso che non ero inviato a Lillehammer, ma ero in studio a Milano per... No, c'era, vi ricordo gli inviati, c'era Fabio Guadagnini, che già lavorava su Obiettivo Sci e seguiva anche per Mediaset come trasferta. Poi c'erano altri colleghi. No, non me l'aspettavo, perché chiaramente tu hai di fronte uno squadrone che gioca in casa, no? Poi fai quello che è successo tra Uruguay e Brasile, di calcio, perché il rapporto è quello lì, quello che non ti aspetti. Però la realtà, e qui te la dice tutta la bellezza, io mi sono ritrovato a urlare col finale di quel maledetto Sissio sul tavolo dell'ufficio. Cioè ero urlante sul tavolo, perché era una tale, diciamo, il fatto che non hanno mai mollato, e quindi ti aspettavi un qualcosa, a quel punto ti rendevi conto che poteva succedere tutto. Ma già dalla prima frazione, se tu alla vigilia dicevi se io devo scommettere qualcosa, devo scommettere sulla Norvegia, assolutamente. Però già dalla prima frazione, e quello che è riuscito a fare Marco sulla seconda, che gli è andato persino a fare il cambio davanti, e poi Vanzetta che ha resistito tranquillamente, e poi il finale di Silvio è stato qualcosa. Cioè, non so se avete notato nel montaggio prima che è andato a sfotterlo con l'ingresso, gli ha guadagnato quei 5 metri quando è entrato nell'ultima curva, proprio dice: seguimi, dei lì, vieni con me, è partito, e poi quell'altro non ce l'ha fatta più. A quel punto tu stavi urlando, perché si è urlato Mazzocchi come un disperato, c'era tutta, almeno la redazione dove stavo io, a urlare come dei dannati. Allora, proprio per tornare a quei momenti, partiamo con, adesso vedete, 4 brevi spezzoni, uno per ogni frazione, quindi andiamo con il primo, così poi commenteremo anche, parleremo un attimo di Maurilio e di Vanzetta, che non sono in diretta. Vai Paolo col primo spezzone, che è un video tratto da Momenti di Gloria. Il silenzio, il freddo, la fatica. Il fondo è poesia e la Norvegia è la patria del fondo. Maurilio De Zoo, 43 anni, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner scrivono a Lillehammer una pagina che va dritta a colpire il cuore e la fantasia. Quando Fauner supera Deli sul traguardo, tutta la Norvegia rimane impietrita, mentre tutta l'Italia lancia un grido di gioia totale. Cosa c'è di più bello che andare a battere i maestri a casa loro, nella loro Olimpiade? Pronti via, parte la staffetta olimpica con il carico di speranze, di attese che abbiamo delineato brevemente poco fa per quanto riguarda la prestazione degli italiani. Non manca nessuno dei norvegesi tra il pubblico, sono 120.000. Attacca la Finlandia,
La Norvegia resiste in terza posizione, il grillo del Zolt. La Norvegia è la grande favorita, lo ricordiamo, di questa staffetta, ma per la medaglia di bronzo è un testa a testa Italia-Finlandia. E l'Alvarello si porta sotto. Alvarello raggiunge... Ferma il video. Ok. Allora, Maurizio De Zolt, 43 anni, prima frazione. L'obiettivo è che arrivi a 30 secondi da Sivertsen e Mille e arriva a 10 secondi. Un commento su quella prima frazione di Maurizio De Zolt, che è stato il vostro, soprattutto di Silvio, il suo padre, diciamo, sportivo. Adesso Silvio è sparito. Iniziamo da Marco, allora, finché Silvio si ricollega. Un ricordo di Maurizio e di quella prima frazione del grillo De Zolt. Maurizio ci ha vissuto più che con mia moglie in camera. Non posso che dire bene di Maurizio per Maurizio. Ma faceva ogni mio vizio e ogni mia capacità, perché mi ha insegnato tutto, perciò Maurizio non posso che dirgli bene di lui. L'unica cosa che gli avevo chiesto di arrivare entro i 10 secondi e lui è arrivato a 10,8. Quindi una bottiglia di Barolo. Vabbè, ma ben felice di pagare, perché è stato un grande, come dice sempre lui, porca puttana non bisogna mai mollare, e questo è stato quello che lui ha fatto ed è arrivato ancora col sorriso sulle labbra, e poi dopo abbiamo vissuto le altre due frazioni con la capacità di non esaltarci al punto giusto, ma restando coi piedi per terra, e lui era sicuro ancora più di me di poter vincere la medaglia d'oro, perché io ero un po' titubante, come sono solitamente pessimista, positivamente pessimista, però è andata bene tutto. Grande Maurizio, perché ha dimostrato che l'abnegazione paga, la voglia, la volontà e la forza che ci metteva lui in tutti gli allenamenti massacranti che mi sottoponeva e ci sottoponeva. E vuol dire che pagano, il lavoro paga in tutti i campi, il lavoro paga non solo nello sport. Prima Silvio ha detto una cosa bellissima dicendo: sognavo di, lo vedevo che si allenava, vedevo che correva come, che sciava come un folle a Sapada, e mi sono trovato quel giorno a vincere l'oro con lui. E anche un po' questo passaggio, lui prima frazione e poi tu Silvio l'ultima. Qual è il tuo ricordo di quel De Zolt, di quella giornata? Un commento sulla sua gara. Ci senti? C'è qualche problema? Non vi sento più. Mi senti? Non sei incontrato a dormire? Non vi sento più. Come al solito. Sentite? Non paga la bolletta, Sapada. Ho una linea pessima, non vi sento più. Prova a uscire e rientrare, che forse riusciamo a ricollegarci. Sì, intanto, sì, ti sentiamo adesso, vai. Ma lui non sente noi. Infatti. Prova a uscire e rientrare, ma se... Ok. Intanto, finché Silvio si ricollega, mandiamo la seconda spezzone del video, dove abbiamo Ulvang, Erik Rovesniemi e un tale Marco Albarello, che parte terzo, ma in poco tempo li va a prendere. Quindi andiamo col secondo spezzone di questo video. Albarello si porta sotto, Albarello raggiunge Vegard, Ulvang in questo tratto di discesa entra a far parte del piazzetto. E Albarello, un magnifico Albarello, mai visto così in una staffetta. Un Albarello poderoso, davvero a dimensione olimpica, dopo il suo grande recupero e quindi con le prospettive intatte che c'erano alla vigilia di vedere la nostra staffetta non solo sul podio, ma ci auguriamo
sul secondo gradino del podio, e lo diciamo sempre per scaramanzia, il primo per noi è davvero tabù, inutile illudersi. Italia. Allora, la frazione di Marco, che è stata una frazione... Sì, ti sentiamo. Sentite adesso? Ti sentiamo. Tu ci senti? Io non vi sento, mamma mia. Ma non è che sei... No. Ti regalo un collegamento a 3G un attimino, ai 5G dai adesso. Ci senti? Silvio. No, non ci sente. Ok. No, adesso l'ha spento di nuovo. Ok, lascialo lì. Mi sentite? Sì. Ti sentiamo. Vi sento malissimo. Ecco, riproviamo. Allora, ti avevo chiesto, poi passiamo a commentare, poi lasciamo a Giovanni commentare la seconda frazione di Albarello, che è stata fenomenale, anche a detta del telecronista, ma intanto Silvio commenta la prima frazione di Mauilio. Niente. Non riesco a sentirvi. Noi ti sentiamo. Riprovo un'altra connessione un attimo. Allora lasciamo, poi torniamo a Silvio. Chiedo a Giovanni di commentare quella seconda. Riprovate. Ci senti? Silvio. È anche frizzato, forse. Adesso ho provato di nuovo a collegarsi. Vediamo se rientra forse. Beh, la frazione di Marco, allora, lui cambia con un leggerissimo ritardo, però sta bene perché lo si vede, cioè, da questo punto di vista per lui piazzarsi un attimo è un attimo recuperare, perché li vede lì, perché sta bene. Se uno sta bene, se prendeva anche quei 10 secondi di ritardo, è un dramma epocale. E invece la sua sensazione, le sensazioni che suppongo aveva per quel giorno, erano fantastiche, perché proprio gli va addosso. Dopodiché lui è furbo e bravo, perché si mette davanti, cioè, come per dire, vi ho ripreso. È un pochino alla ciclista, no? Perché il fondo col ciclismo abbastanza simile per certe situazioni tattiche, e praticamente va a dire agli altri: comando io. Ed è importante questo psicologicamente, perché da terzo staccato di poco cambia primo con un bel respiro, cioè, nel senso che se avete sentito nella precedente telegramma, non in quella di Santini ma in quella di Mazzocchi, è importante quel passaggio che Vanzetta ha sempre recuperato un qualcosa. Stavolta non recupera, parte in testa, con proprio la frazione sicura. È stata una frazione sicura di Marco. Come a dire, io sono qui e sono primo rispetto a voi. E questa, secondo me, è la dimostrazione di chi sa veramente gareggiare, di chi ha la testa, ovviamente quel giorno anche supportata dalle gambe. Certo. Silvio, adesso ci senti? Eccomi di nuovo. Eccoci. Meglio. Non è la giornata, è vero, Marco, è vero, è così. È vero, allora, è vero. Di la verità, scusami. Di la verità, era così. No, ma io ti do ragione a te. Devo solo fare un appunto a Giacomo Santini, all'onorevole, al senatore Giacomo Santini, sì, ma... perché ha detto che l'ha mai visto così in staffetta. No, no, io faccio l'appunto sul fatto della lotta del bronzo. La lotta del bronzo dove? Di la lotta che sta... Il bronzo di che cosa? Che poi è stato... È vero, anch'io l'ho notato questo. Mi permetto di dire che altre staffette le avevamo fatte bene tutti. Comunque, a parte quello, se poi
voi avete visto anche all'inizio del secondo giro, quando io li avevo raggiunti, loro sono ripartiti con Kirvesnimi davanti e mi hanno staccato di nuovo di 300-400 metri, e lì veramente la forza di volontà di dire sono riuscito ad arrivare a chiudere il buco, adesso non devo mollare, e li ho ripassati nella, grazie veramente a questi materiali stupendi che avevo, e sono riuscito a ripassare, mi sono messo davanti come diceva Giovanni, e poi ho fatto una cosa che forse non tutti gli atleti fanno, non sono stato così corretto, ma perché continuavano a pestarmi le code, e alla fine mi sono girato di scatto, ho toccato il bastoncino a Kirvesniemi, e Ulvang allora mi ha attaccato, sono andato davanti e abbiamo fatto un po' di bagarre. Poi alla fine, non inquadrata fortunatamente dalle telecamere internazionali, ci siamo spiegati sia con Ulvang ma soprattutto con Kirvesniemi, che mi ricorda ogni volta che lo sento questo episodio, perché veramente ho avuto la prontezza d'animo ma anche la cattiveria per levarmeli dalle code, perché continuavano a non lasciarmi fare il mio passo e non lasciarmi andare via quando ero davanti, perché la mia intenzione era, una volta raggiunti, avevo la cattiveria di volerli staccare, perché avevano avuto l'ardire di cercare di non staccare. Però queste sono gare e sono sempre rimasti amici, molto amici, e quell'episodio non è stato così evidenziato, dai. Apro parentesi, Kirvesniemi è una bestia, Sì. Okay. Henry Kirvesniemi è una bestia umana, capito? Cioè, ma Marco non è che tanto più piccolo. No. Era meno Marco. Però Kirvesniemi è brutto. Ah, ok. È proprio bestia, capisci? Cioè, Marco all'epoca era anche un bell'uomo, dai Silvio, ammettilo. Cioè. No, cosa vuoi? Cos'è che ti devo dare? Perché non è possibile che tu ti devi violinare così. Ma non è così, è vero, perché uno bisogna avere il coraggio di farlo. Seconda cosa, poi è giusto il fatto delle code, perché dà un fastidio della Madonna quando incominci a partire e quello ti blocca. Però poi la realtà è che Kirvesniemi è una bella bestiolina. Cioè, poi capisco quello che dice Silvio. Come poi fatto nella 15 km con Silvio, fatela raccontare da lui nella 15 km. Sta qua Silvio. Vai Silvio. Mica da ridere a tutti gli altri per cercare di tirare il collo. E anche quella era una cosa svolta a tavolino fra me e lui. Adesso Silvio deve raccontare, quindi. Sai, nella 15 km è la gara in seguimento, quindi ognuno cerca di fare il meglio. Noi due ci siamo trovati con ipotizzavamo di poter fare la gara assieme, perché Marco nella 10 era, adesso non mi ricordo quanto, ma poco avanti a me, quindi io un attimino più forte, più predisposto nello skating, e quindi avevamo ipotizzato di riuscire a fare gran parte della gara assieme, come poi è stato. Ci siamo trovati eravamo noi due, c'era il norvegese, c'era il Silvestrin, c'era credo l'Isomezza, forse o Milila, non mi ricordo bene chi dei due. È logico che ti trovi due italiani per una parte del percorso, cerchi di fare il gioco di squadra, quindi vai avanti te, vai avanti io, cerchi di staccare uno, cerchi di staccare l'altro. Nella bagarre il norvegese poi mi ha pestato il bastoncino e mi ha sfilato la papera. In quel momento io sono stato sufficientemente lucido da non entrare nel panico, e per fortuna c'erano subito dei tecnici poco più avanti, mi hanno cambiato il bastoncino e quindi non è successo niente. Però è questo il bello di appartenere a un gruppo, a una squadra
che ha la stessa finalità che cerca di perseguire lo stesso obiettivo, anche se è una gara individuale, però lo spirito di squadra lo senti, lo percepisci, certo. E cerchi comunque, anche se io contro di lui contro di me, perché alla fine è una gara individuale, però cerchi comunque di aiutarti, cerchi comunque di darti una mano, cerchi comunque di fare sinergia per cercare di battere gli altri. Tu sei d'accordo, Silvio, su quello che diceva prima Marco sul concetto che la staffetta di adesso non è più quello spirito della staffetta che c'era negli anni vostri, ma per arrivare anche al 2006 con un'altra bellissima staffetta, quella di Torino 2006? Assolutamente, non solo a livello, io dico non solo a livello nazionale, ma a livello mondiale. Basta guardare, per noi lo è stato quella staffetta là. Basta pensare che la gara delle gare per la Norvegia era la staffetta. Quindi questo già vuol dire lo spirito di squadra che c'è, lo spirito di appartenenza a una nazione. E adesso invece vediamo, lo era per i norvegesi, lo era per gli svedesi, lo era per noi, cioè tutti quanti, non dico che facevamo le altre gare per preparare la staffetta, però... per tutti quanti era la gara più importante. Adesso, ma anche in una gara di Coppa del Mondo, adesso invece troviamo atleti di punta, atleti di vertice che snobbano una staffetta perché magari due giorni dopo c'è un'altra gara. L'individuale. Allora c'è l'individuale, quindi è meglio riposarsi un attimino, tanto la staffetta, e questo secondo me è una cosa sbagliata. Ci mette del suo anche la FIS, la Federazione Internazionale, con dei calendari che è qualcosa di allucinante, con delle scelte strategiche che a mio avviso di strategico non hanno assolutamente niente, anzi il contrario. Come adesso si vede dai nuovi calendari, dalla nuova proposizione di Ulvang, ha chiesto Vegard di dare dei punti di Coppa del Mondo a chi partecipa alle staffette. Però è la prima, la FIS, che deve aumentare le gare di staffetta, che sono la vera espressione del movimento di ogni nazione. Poi sollecitare, questo forse è un movimento dedicato a questo, per cercare di dare dei punti ai leader di Coppa del Mondo che possano partecipare alle staffette. Però in Norvegia, in Svezia, in Finlandia, in Italia o in Russia cambia già questo, che la staffetta è comunque una gara che veramente dà l'anima e l'espressione. Invece per le altre nazioni che non riescono a mettere insieme quattro staffettisti veramente forti, forse è una penalizzazione a livello classifica generale di Coppa del Mondo, però è un della cooperazione internazionale per cercare di toppare, mettere stop un attimino ai gruppi a non fare di più e di Coppa del Mondo. No, verissimo. In più c'è, se posso aggiungere, anche secondo me un spezzettamento nella troppa specializzazione, perché ora con adesso salvaguardando i velocisti, però c'è il velocista, quello che fa solo qualche gara, c'è giustamente un concetto aumentato di spettacolo all'interno delle città e quindi devono accorciare i percorsi, si pensa più, in fondo non è così, lo sci di fondo non è così,
adesso non per arrivare alla Vasaloppetta, alla Marcialonga, però c'è un concetto completamente diverso. Cioè si deve arrivare, secondo me, al giusto equilibrio della disciplina. Adesso non voglio, però la realtà è che la staffetta non ha perso completamente l'identità. Totalmente l'identità. Adesso, francamente, io anche da telespettatore mi godo di più, per assurdo, una gara di velocità. Lascia perdere che nella velocità c'è il migliore dei nostri, però francamente mi vedo quella dove compaiono degli atleti che però fanno solo quello, e se si azzardano a fare una 15 non li vedi, perché non hanno proprio la fisicità nel realizzare quello che il fondo raccontato da loro era la 10, la 15, la 30, la 50. Cioè, capisci? Lo dice la parola stessa. Certo. Sì. Siamo lì sempre che ci troviamo dietro, però noi abbiamo un esponente qua con noi che è Silvio, che lui andava forte sia sullo sprint che sulle 50 km, perciò vuol dire avere la massima espressione, come sono i norvegesi. Non sono così specializzati, nascono veramente con le capacità, ma soprattutto con la preparazione per andare avanti. Poi chi ci sia più con fibre veloci e quello con fibre più lente, quello si identifica, però quasi tutti vanno bene, mentre altre nazioni specializzano un po' troppo quello che sono le capacità di ogni singolo atleta. Non ero un regolarista, però forse il fondo non è questo, non lo so. Io sono stato tacciato un paio di anni fa di essere vecchio, tra virgolette, lo sono, però l'idea, sono sempre stato uno di quelli avanti, no? Cercare di pubblicizzare il mio sport, di cercare di portarlo ai massimi livelli, di farlo vedere, di farlo apprezzare. Vedo che adesso, negli ultimi anni, c'è stato forse un calo, e la Federazione Internazionale veramente è forte su questo, ma anche gli atleti stessi di carisma dovrebbero cercare di cambiare quello che è il background della nostra disciplina, che non è assolutamente lo sprint puro se stesso, ma è una combinazione delle stesse. Ok, condivido sì. In toto. Allora torniamo a, così chiudiamo la staffetta di Liam e andiamo avanti con la terza frazione di Giorgio Vanzetta. Poi parliamo un attimo di lui, non abbiamo mai citato stasera, quindi vediamo se parte il video. Finlandia praticamente alla pari, con 5 decimi l'Italia davanti alla Norvegia, con un secondo e un decimo davanti alla Finlandia. Vanzetta in seconda posizione, sta difendendo evidentemente il risultato che gli è stato consegnato dai due compagni. Il motivo dominante di questa ultima okay. è questo. Deve stroncare, almeno questo è il suo obiettivo, Silvio Powder. Ferma il video. Ok, Vanzetta controlla Åsgard e fa la sua gara perfetta anche lui. Qualche parola su Giorgio Vanzetta? Chi vuole dire qualcosa su Giorgio? Silvio? Vai Silvio. Ti sentiamo. Sì, ma diciamo che Giorgio ha fatto una grandissima gara, perché il partire assieme e cercare di darmi il cambio in quella posizione. Ricordiamo che lui aveva un atleta che si chiamava Thomas Asga, che è arrivato in perfette condizioni, che ha vinto la gara di apertura, ha vinto la gara alla 30 km di skating.
E come ho detto prima, il loro obiettivo era quello di staccarci dal primo metro, e quindi lui è partito, si è incollato sulle code di Asgard e ha fatto quello che doveva fare, dare il cambio insieme ai primi, e ci è riuscito benissimo. Marco, hai qualcosa da aggiungere su Giorgio? Ma Giorgio lo conosciamo, lo conoscono tutti gli sportivi, è la persona che forse dice meno parole ma fa più fatti, no? Di tutti noi, perché è sempre taciturno, sempre tranquillo, però lui in terza frazione skating poca gente era forte come lui. Soprattutto a skating e soprattutto sull'uomo, perché lui è un regolarista, è una persona che ci sta veramente attaccato e molto attento a non schiacciare papere o buttare via sci, e alla fine arriva sempre il risultato, perché è uno tenace, è capace, e veramente è stato un grandissimo, e in quella staffetta ulteriormente di più, perché come diceva Silvio, un Osgard era veramente fortissimo ed era in formissima, forse il più in forma dei norvegesi, perciò ha fatto una gara grandissima e ha portato il testimone a Silvio veramente sulle code di Biondelli. Poi si è visto come è andata, adesso vedremo il finale, se non è cambiato, non lo so se la Ah, sai, Silvio si è invecchiato, è capace. Vediamo. Quindi vediamo il finale, che commenterà giustamente Giovanni, prima che ha commentato Mago, poi commenterà la gara di Silvio e poi la commenterà anche Silvio, ovviamente. Quindi andiamo con l'ultimo pezzo, che sappiamo come andrà a finire, ma lo rivediamo perché non ci stacchiamo mai di vedere questo finale. Vai Paolo. Deli deve stroncare, almeno questo è il suo obiettivo, Silvio Fauner prima della volata. Fauner e Deli. Fauner sulla sinistra, sta passando. Siamo ormai all'ultimo toboga prima del traguardo. Silvio Fauner sta conducendo. Ancora Fauner in testa, Piero Deli è dietro di lui, deve uscire Deli se vuole vincere questa medaglia d'oro. Fauner lo sta impegnando con un passo spinta poderoso, c'è Deli ancora però che è rabbiosamente dietro di lui. Deli tenta di superarlo sulla destra, ce la mette tutta Fauner, anche Deli. Fauner ancora in vantaggio, è in vantaggio Fauner, ancora un piccolissimo vantaggio per Silvio Fauner, Fauner vince l'oro, è d'oro la staffetta italiana, è d'oro! Certo che le facce dei norvegesi sono proprio pietrificate quando si vedono. Un applauso, secondo me. Giovanni, ti lascio prima a commentare a te e poi a Silvio e poi anche a Marco, ovviamente. No, vabbè, ma sai, io l'ho vista tantissime volte e quando continuo a rivedere, continuo a capire la grande maturità in quella volta, anche se il boccia di Silvio. Lo ha stroncato sulla situazione psicologica, mettendosi davanti. Continua a dire, come per dire, io non ti temo. Questa è un'altra forza di essere arrivati lì, perché chiaramente con il lavoro degli altri si è trovato un testimone che scotta e un personaggio a fianco che scotta. Però io sono convinto che Silvio l'aveva già battuto, quindi se arrivavano così sul rettilineo è più veloce, e quindi ha voluto anche lì dimostrare quella superiorità perfetta, quella maturità perfetta, perché non dimentichiamo che era un ragazzino, però che ha bastonato davanti. L'unico mio timore, ed era un pochino quello, è che lui si lasciasse impressionare proprio dalla gente, dal catino, non dal casino, dal casino è un altro discorso, dal catino,
perché era un catino infuocato, perché era qualcosa di magari che ti poteva incutere timore, e invece anche lì maturità da grande, perché non viene fottuto un accidente. Lì a quel punto voleva solo vedere il traguardo e non vedere nessuna cosa rossa a fianco, anche se ce l'aveva sulla destra, sulla sinistra. L'unica cosa, volevo capire solo una cosa, se lui l'aveva calcolata così di stare davanti. Quindi parola ragazzino. Allora, questo che dice Giovanni è verissimo. Io sono entrato in gara, non dico in ritardo, ma quasi. Un aneddoto, io ero l'ultimo frazionista, noi avevamo il villaggio sotto a Lillehammer, la sera prima ci eravamo organizzati con i vari tecnici che ci portavano su. Credo che Maurilio fosse già in fase di riscaldamento quando è venuto il mio massaggiatore in camera a dire svegliati, sei pronto che dobbiamo andare. Io stavo ancora dormendo, quindi questo è sempre stato uno dei miei punti di forza per tornare alla gara. Diciamo che, come ho detto anche Marco, io i giorni prima insieme a lui ho provato diverse soluzioni di arrivo per la gara, però mi sono trovato all'ultimo chilometro a sconvolgerla completamente e a sceglierne una che non avrei mai ipotizzato. Nel ciclismo si dice tirare la volata a qualcun altro, è una cosa un po' fuori da ogni logica, ma l'ho fatto l'ho fatto per un motivo ben preciso. Allora, come abbiamo visto, Deli è partito dal primo metro, come del resto anche gli altri tre frazionisti, cercando di staccarmi, cercando di levarmi dalle code, perché aveva paura di arrivare in volata. Ci ha provato fino all'ultima salita, a un chilometro dall'arrivo, e c'è un'immagine che non in tutti i video si vede, dove fa questa salita a più non posso, arriva in cima alla salita, si gira, mi vede ancora lì attaccato e si ferma. Ci siamo fermati per credo un 5 secondi tra i bu di tutto il pubblico che c'era lì attorno. Ci siamo fermati per un 5 secondi, vai te, vado io, e in quel momento ho sentito, non ho visto la paura nei suoi occhi perché aveva gli occhiali, però ho percepito la sua paura. E in quel momento ho fatto una cosa che è così, mi è venuta d'istinto. Sono passato avanti, ma non per tirargli la volata, ma semplicemente per cercare di batterlo prima di entrare allo stadio, prima di arrivare negli ultimi metri. Ovvero, avevi a disposizione 9 chilometri per cercare di staccarmi, non sei riuscito a staccarmi, ti faccio vedere che vado davanti e sono anche in grado di tirarti la volata, perché sono più forte di te, perché oggi ne ho più di te, e credo che io quella gara, quella volata l'ho vinta non negli ultimi 20 o 30 metri, ma l'ho vinta psicologicamente proprio a un chilometro dall'arrivo. Vero? Alla Sagan, se dovete fare un paragone ciclistico. Paragone ciclistico. Marco? D'accordissimo con Silvio, come sono sempre stato. A parte, volevo fare un appunto soltanto al collegamento, sembra, parlando e sentendoti,
con quel collegamento. Sembra Maurilio appena finita la staffetta la sera. La questa era solo una battuta, però Silvio veramente ha vinto un chilometro dall'arrivo perché l'ha distrutto psicologicamente. Deli è una persona sempre che partiva, andava tutta e nessuno riusciva più a stare dietro. Silvio l'è rimasto attaccato e anzi gli ha fatto vedere nell'ultima salita, lui gli ha detto ma vai avanti, vai, e si è fermato lì e si guardavano, uno guardava a destra, uno guardava a sinistra, facevano gli ignori e poi è partito lui e lì veramente ha vinto la gara perché vabbè, poi in volata è stato più forte nettamente di Bjorn, ma l'ha vinta già prima perché è un perfezionista, perché è quello che ho detto prima, ci sentivamo, non dico più forti di loro, ma tanti segnali portavano a loro che ci temevano, e quando è così non ce n'è per nessuno. Loro hanno vinto tantissime altre staffette, hanno continuato a vincerlo, vincono tuttora tutto quello che c'è, perché dimostrano superiorità, dimostrano organizzazione, dimostrano abnegazione nel lavoro e soprattutto testa. E maschile e femminile, tutti... Sì, certo. Sì, però ti dico, non so se questo è veramente un bene, no? Perché fin quando io sono stato il primo sostenitore dei russi, soprattutto quest'anno che ha anche vinto, sono amicissimo del loro allenatore svizzero Kramer. Perché? Perché ci vuole una predominanza nello sport, ma che non sia continuativa, perché sennò perdono un attimino di valori in campo e si perde l'interesse. Perché chi vince sì, è più bravo, però tante volte dà fastidio. E noi, non era il nostro caso in questa staffetta che stiamo parlando, perché erano sempre loro i più forti, noi gli abbiamo dimostrato che potevamo anche batterli. Però la Norvegia degli ultimi anni, che sempre vince, non fa il bene al nostro sport, a mio parere. E spero vivamente che la Russia continui e la Svezia trovi di nuovo quella completezza di squadra che li contraddistingue per cercare di contrastare questa superiorità dei norvegesi, perché quando vincono la Coppa del Mondo generale di 5.000 punti, no, è vero. Non c'è per nessuno. Verissimo. Ma sai, in qualsiasi sport, in qualsiasi situazione, se non c'è competitività, se non c'è qualcun altro che riesce in qualche maniera a gareggiare alla pari, questo è immancabile che perda di valore, perda di. Ma sono gli stessi norvegesi a dirlo, sono gli stessi norvegesi a essere preoccupati del loro strapotere, tant'è che da qualche anno fanno delle stage di allenamento che invitano altre nazioni per cercare di non dico di insegnargli a come il loro perde. Sistema, però in qualche maniera perché sono preoccupati anche loro e sanno benissimo che la loro predominanza, soprattutto in campo femminile, non fa assolutamente bene a certo. Tutto il movimento. No, però c'è un fatto, Silvio, però anche qua bisogna ragionare. Se in campo femminile, se adesso in campo maschile si vede qualcosa, in campo femminile non si vede proprio nulla, perché il passaggio di consegne tra Marit Bjørgen e Teresina Johaug, o come direbbe Bragagno Hjug, è mostruoso. In più, è così, è stato zitto pure su Millile, che avrei io comunque, al di là di quello, poi fanno anche le gare veloci dove la Johaug sarebbe perdente, fanno anche con dei passaggi in salita dove lei è mostruosamente pazzesca in tutto. Allora no, e allora diciamo, hai voglia a dire, perché hanno fatto pure le gare di velocità con uno strappo che era al 12%.
Sì, ma hai visto quando ha perso Almen Collin cosa è successo? Perciò forse è questo che bisogna cercare di arrivare, no? Va bene, la Svezia aveva dei problemi l'anno scorso a livello maschile, a livello degli allenatori, però le donne svedesi hanno dimostrato che possono combattere anche assolutamente con il potere norvegese. Certo. Questo sicuramente fa il bene del nostro sport, perché la competitività deve esserci e deve mettere in campo più nazioni. Quello che succede nel biathlon, vabbè che è uno sport... Perfetto, infatti hai detto dove è la realtà del grande successo. Sì, è vero. Perché c'è il grande punto interrogativo. Perché è il grande, c'è l'Italia, per fortuna che si è inserita l'Italia nel grande gioco tra Germania e le altre nazioni del biathlon. Sì, ma Giovanni, staffette nel biathlon, ce ne sono partenti, sono 25-30 e da noi siamo arrivati ad averne con 4 norvegesi, 3 svedesi, 2 finlandesi, 4 russe, siamo arrivati a 12. Sì, sì. Perché vuol dire una mancanza di interesse generale o di partecipazione. Una volta le 15 chilometri partivi con 110 partenti, 120 partenti, adesso malapena arrivi a 60. E questo forse che ci deve far pensare alla FIS, che i format sono magari antiquati o magari non così ricevibili dall'utente e cercare di cambiare qualcosa, ma soprattutto sentendo anche gli atleti, e gli atleti di punta devono farsi sentire. Ho capito, se tu stai... No, ma tu hai perfettamente ragione, però c'è anche un concetto che si stanno orientando verso le gare di velocità perché ne sono aumentate. Perché... Tra l'altro ancora più corte adesso, voglio. Ah, hai capito? Cioè, quello corte. È, cioè, noi prima avevamo Zorzi, punto, che faceva la velocità. Sì, però sì, Zorzi sì, è un pochino con il concetto di Silvio, faceva anche la 50. C'era anche la 10, la 15. Capito? Ma come tutti gli altri sprinter, lo Schwimmbacher piuttosto che il Pasini. Perfetto, adesso solo quello, e allora risparmi la fatica nella staffetta. Per fare solo quello, cioè adesso insegnano a fare soltanto lo sprint, perché quante gare di sprint ci sono adesso? Sì, benissimo che quando io commento alle Olimpiadi o in Coppa del Mondo, ho sempre detto anche a Federico Pellegrino che sarebbe il nostro uomo ideale per il finale di staffetta. Però se le staffette non te le fanno più a livello internazionale, certo, se l'interesse maggioritario è sulle sprint, ben venga che Pellegrino vinca sulle sprint, no? Ma ci mancherebbe altro, se l'investimento è sulla sprint, meno male che c'è Federico, capisci? Sì, sicuramente. Assolutamente. Ma qui, come abbiamo detto prima, è la Federazione Internazionale, certo, che anno dopo anno sta cercando di trovare delle soluzioni a dei format che avrebbe, a mio avviso, avrebbe dovuto cambiare già anni fa. Si ostina a portare avanti un pursuit che sappiamo benissimo che è una gara che ormai non ha più logica. Vediamo una pursuit col cambio di attrezzatura a 30 km, dove gli atleti, adesso per fortuna è arrivato qualche atleta russo che sgrana il gruppo da metà gara, ma sennò fino a qualche anno fa una 30 km la pursuit si risolveva al 28esimo chilometro, però tutti i chilometri prima era andiamo a spasso, vogliamoci bene, poi ce la giochiamo all'ultimo chilometro. Non è quello il format che piace, non è quello la vera gara di sci di fondo. Fondo. La gente non si appassiona nel vedere una 30 km che si risolve in gruppo all'ultimo chilometro. Vero, benissimo. Vero. Anche se noi, Silvio, lo sai benissimo, a parte tu o altri che vincevano anche a cronometro,
il grosso nostro, almeno quando io ero direttore agonistico, noi la gara sull'uomo l'abbiamo sempre interpretata molto molto bene, no? Perché eravamo quelli che granavamo il gruppo, ma soprattutto eravamo quelli che alla fine eravamo sempre nel gruppo di testa. Perciò anche lì sai, c'è da discutere. Una volta eravamo bravissimi anche assieme ai tedeschi, mentre poi dopo abbiamo lasciato un po' perdere le gare. Sicuramente, ma difatti io ho detto, è un format che secondo me non è più attuale con la mentalità degli atleti di adesso, degli atleti degli ultimi 10 anni. Ai tempi tuoi di direttore agonistico c'erano atleti come Pietro, come Giorgio, come Sodegren. Questi cercavano di fare la gara già ai primi chilometri. Però negli ultimi 2 anni, con l'arrivo degli atleti russi, che si ritorna un po' indietro a quello che era il format di 15 anni fa, ma abbiamo fatto più di una decina d'anni intermedi dove non succedeva questo, dove gli atleti venivano portati in carrozza tutti gli anni di Nortug. Si faceva portare in carrozza, non lo vedevi davanti fino al ventinovesimo chilometro, faceva la sparata, ti vinceva la gara con 200 metri. Vero, verissimo. La provava anche prima, nel giro prima, come è successo a Falun. Certo. Alla fine lui aveva le qualità necessarie per poter vincere tutti l'immaginabili sprint, sia su distance che sprint normale. Allora, per chiudere il cerchio iniziato stasera, siamo partiti dal mondiale di Marco, chiudiamo col mondiale di Silvio, che ti sembra corretto per chiudere questo cerchio fantastico di queste storie che ci avete raccontato. Quindi mostriamo il video. 1995, Thunder Bay, Silvio Fauner vince l'oro mondiale nelle 50 km. Non avesse sbagliato, probabilmente sci se la sarebbe giocata. Fauner vicino all'arrivo. Grande, in spinta, passi corti, ma... Sì, c'è ancora dentro energia e si vede che spinge. Il Deli ha mollato e sicuramente non mai ha vinto. Maurilio De Zolf, perché hai finito la carriera un anno prima di questi mondiali? Ma questa pista che quindi avrebbe potuto favorirti, anche se questa è la pista di riserva, un po' meno dura. È un po' meno dura, per me sarebbe forse stata neanche la mia pista ideale oggi, così di riserva, però io sono contento di aver finito, di risultati ne ho avuti a sufficienza, sono contento per Silvio. È primo Silvio Fauner, ha ceduto, è primo Silvio Fauner, ha ceduto anche Gaudenzio Goglio. In questo momento Silvio Fauner primo, Birnadelli secondo, e adesso aspettiamo magari un Gaudenzio Goglio. Ecco Silvio Fauner, e lui corre per loro. Forse non lo sa ancora, ma forse è già stato avvertito. Il rettilineo finale, un rettilineo tutto d'oro, la prima vittoria in Coppa del Mondo. Ma cosa conta una vittoria in Coppa del Mondo di fronte a una vittoria, a un titolo mondiale? Un titolo mondiale della 50 km, un tempo di Silvio Fauner si diceva che non avesse energie per fare le corse lunghe. Ora ha trovato la classe, lo spunto, la giornata, quel pizzico di fortuna, è l'oro! Silvio Fauner, 2 minuti e 59 su Juan Jesús Gutiérrez, il muso per terra, il fresco della neve. Qui c'è Franco Bragagna, quindi abbiamo cambiato le quinte, abbiamo Maurilio De Zolt come commentatore e abbiamo l'oro mondiale di Silvio. Lo facciamo commentare a Marco questo oro mondiale. Marco? Ci senti? Hai parlato con me? Sì, lo facciamo commentare a Marco questo oro mondiale di Silvio. Silvio, no, lui è anziano, capito? Non sente. Sì, bravo. Lui non sente proprio per un fatto di anzianità. Ho perso l'audio come Silvio prima. No, puoi fartelo spiegare da Silvio, quello che, come al solito, il mio secondo compagno di
di camera dopo Maurilio è stato per tanti anni anche Silvio, no? E gli ho messo sotto il cuscino, quando è ritornato in camera, un biglietto con su scritto sei stato un grande. E questo va di merito anche a suo fratello, perché lui lo ricordava quando era giovane, che l'aveva messo praticamente, ha seguito le sue orme, l'ha messo di scita a fondo. Suo fratello li passava, forse adesso si può dire, no? Anche in periodi di non essere colorati. Ai tempi correvamo a Thunder Bay vicino a una cartiera, a una fabbrica di carta, e lasciava questi depositi sulla pista che praticamente ci toppavano, ci chiudevano tutte le rigature, le marcature sullo sci. Ed era una neve molto marcia, molto sporca, molto, molto difficile da interpretare. È venuto fuori il gasolio e siamo riusciti a pulire le solette, letteralmente pulire. Silvio si buttava sulla schiena e gli passavamo il gasolio sotto gli sci ed eravamo un attimino più veloci degli altri. Però non eravamo solo noi, perché l'abbiamo appreso dai tedeschi questo, come al solito sempre la nazione più avanti degli altri, no? E anche questo ha fatto che siamo riusciti a fare, Silvio è riuscito a fare questo grandissimo risultato, merito anche dell'abnegazione di suo fratello. Però Silvio ci ha messo del suo, lì era nettamente più forte. Vorrei fare solo un appunto alla gara di Gaudenzio Godio, veramente sfortunata, aveva veramente esaurito le sue energie e il buon Maurilio avrebbe detto banana, come voleva dire, perché ha perso veramente tutte le energie che aveva e non riusciva neanche più ad avere il minimo sforzo, lo pagava ed è passato da secondo terzo che era al trentacinquesimo posto quanto è arrivato. Però Silvio, per ritornare a lui, ritornare all'inizio, era il biglietto che gli ho lasciato sotto il cuscino, perché ha fatto una gara veramente stupenda. E un altro campione del mondo in casa Italia. In Italia. Sì. Che ha dimostrato di essere veloce e di fare anche le 50 km. Quindi Silvio, tu hai un ricordo di quel giorno? Anche Deli c'ha un bel ricordo di Silvio. Ma diciamo che per me quello è stato un mondiale incredibile, eccezionale. La 50 km è stata una gara un po' inaspettata. In quel mondiale io ho fatto tutte quante le gare. Abbiamo cominciato con la 30 km dove c'era un bel meno 28 e siamo passati alla 50 km con un bel più 15. Ho cominciato la prima gara a 30 km con un sesto posto e poi da lì sono andato a scalare con un quinto nella 10, con un quarto, con un terzo, con un secondo l'ultima gara che mi mancava era a 50 km. Ho detto vabbè, ormai le ho fatte tutte, facciamo anche questa. E sono riuscito a vincerla. Diciamo che ho fatto 6 gare partendo dal sesto posto dalla prima, arrivando all'ultima gara che ho vinto. Una cosa che mi rimane impressa, visto che Marco prima ha menzionato mio fratello era uno dei nostri tecnici, in qualche maniera seguiva un attimino me in maniera un po' più particolare, perché eravamo sia io che Marco avevamo due schemen che lavoravano per tutto il gruppo, però in maniera un attimino più particolare per noi. Credo a 3 km dall'arrivo
dove io stavo, non ero ancora in testa, ma stavo per stavo recuperando, mi mancavano pochissimi secondi per passare in vantaggio. Vedo mio fratello che sbuca da dietro una curva, mi corre incontro e comincia a gridarmi: dai, 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 dai che ce la fai, non fartela scappare. Questo è un ricordo, ho la pelle d'oca ancora in questo momento nel sentire la sua voce che mi grida queste cose qua, ed è stato un mondiale bellissimo. Sono arrivato poi in camera, come ha detto Marco, che abbiamo passato otto anni in camera assieme, finché lui poi ha deciso di smettere di fare l'atleta, e quindi da tecnico non era più gradito nelle camere degli atleti, ma ha dovuto trasferirsi nelle camere dei tecnici. Abbiamo passato otto anni bellissimi in camera assieme. Diciamo che quel bigliettino che mi sono trovato l'ultimo giorno sotto il cuscino, diciamo che è stato un po' la ciliegina sulla torta di quel mondiale. Sì, credo che anche hai detto con le camere delle atlete. Cosa, scusa? Come? Fortunatamente non ha detto camere delle atlete, ma dei no, però gli mandava le cartoline, non più i biglietti, mandava le cartoline, così non lo faceva sentire solo. No, è uscita per una cosa la ciliegina di questa chiacchierata, proprio queste ultime parole che vi siete detti, Marco e Silvio, proprio su il senso anche di squadra, di amicizia che si è creata in questi anni in cui avete fatto sport assieme e ci avete fatto vivere queste infinite emozioni. Io volevo lasciare la parola a Giovanni prima di chiudere per un ultimo commento su questi due campioni che ho il piacere, e tu li conoscevi già, di aver conosciuto in questi giorni e di aver avuto in diretta questa sera. Ma sai, io dico quello un pochino che ho detto anche all'inizio, diciamo, riuscire ad avere questi racconti, e non ultimo questo aneddoto finale del fratello. Bellissimo, bellissimo. Sono queste quelle cose che ti fanno piacere nell'assaporare i valori dello sport. Allora, quando uno mette in piedi la conoscenza con un Marco Albarello, con un Silvio Fauner, con De Zolt è un po' più complicato perché per tanti fattori, però la realtà ti fa piacere essere in contatto con loro, avere la fortuna di poter raccontare quello che loro hanno fatto, narrare quello che loro hanno fatto, e adesso intervistare e sentire quello che loro hanno fatto. Allora noi siamo chiamati, almeno io, te, a questo compito, riuscire a sapere da loro tutto per poter continuare a raccontare quello che loro hanno fatto. Questo è la cosa più importante. Poi c'è un concetto di amicizia, di simpatia, valori fra coloro che hanno partecipato alle Olimpiadi e noi che l'abbiamo raccontato e ho fatto le telecronache, quindi anche il piacere di risentire i Bragagna, i Giacomo Mazzocchi, i Santini, anche con le critiche o non critiche, ma ti ripeto, io quando andai alla prima Olimpiade c'erano una serie di giornalisti che per me erano dei monumenti, da Aldo Pacora a Onorato Cerne, Alfredo Pigna, lo stesso Furio Focolari, sono coloro che comunque hanno tracciato una strada, nel bene o nel male, puoi criticarli o meno, chi se ne frega, ma sono stati presenti, hanno avuto il compito di poter raccontare qualcosa alle loro imprese. Ecco, rimarrà sempre Piero Ratti. Piero Ratti. Ma ti ripeto, poi dovremmo fare un elenco, ci ne stavano tantissimi. Vabbè, io mi potrò mai scordare di Ormezzano, cioè vedere per me Giampaolo Ormezzano a Calgary era come... mi presentai dandogli dell'eri, ma lui mi mandò a quel paese dopo un secondo,
in pieno, capito? Però la realtà è questa, la realtà è riuscire con la conoscenza loro, perché è importante avere questo tipo di rapporto, nello stesso tempo di poter raccontare quello che loro hanno fatto. Questo è stato la cosa che per me è sempre stata una grande emozione. Quando io ho detto, e quindi ritorno al tuo concetto iniziale, Roberto, quella medaglia lì per me ha fatto la storia, per me ha fatto la storia nel vero senso della parola, e quello che hai messo in piedi oggi è quell'emozione che abbiamo potuto ancora trasmettere, i messaggi che sono arrivati da coloro che hanno sentito, è quello, mito, leggenda, paura della Norvegia, fantastico. Non mi dimentico però alcune piccole cose, che nel 1994 una delle cose più emozionanti fu il collegamento che fecero con Sarajevo nel 94, ricordando l'84. Nel 94 c'era una terribile guerra intestina, e da come dalle postazioni di partenza delle discese libere, che era la montagna Bjelašnica, eccetera, c'erano i cannoneggiamenti. Quindi non dimentichiamo anche questo quando raccontiamo le cose, sono state le cose meravigliose, ma ci fu anche quel ricordo incredibile di una Olimpiade dell'84 che era scomparsa, forse nella nostra memoria no, ma era scomparsa in quel momento perché c'erano i bombardamenti di una guerra terribile che aveva diciamo diviso per etnie, per religioni, eccetera, eccetera, la ex Jugoslavia. E quindi è stato qualcosa anche là, bisogna ricordare, capito? 94 una cosa di favola, e l'unione fu proprio con un esercizio, quello del pattinaggio su ghiaccio di Thorvill e Dean, che arrivarono terzi a Lillehammer, ma vinsero in un strepitoso bolero di Ravel a Sarajevo 84 e si ripresentarono 10 anni dopo in quell'Olimpiade. Giustamente, quello che dici tu e quello che hai anche accennato all'inizio, il discorso che memoria è storia. E forse adesso i nostri giovani, fra virgolette, stanno dimenticando un po' quello che è la storia, quello che è la memoria. Senza memoria non c'è futuro e non c'è presente neanche, perciò oso dire questo, perché veramente sento il bisogno di dirlo, perché vedo che ci stiamo dimenticando di quello che è successo prima. E il vecchio, forse perché sono ormai dopo i 60 anni, però stiamo dimenticando quello che è il nostro passato, e senza passato non c'è futuro, non c'è presente. Verissimo. Giusto. Bene, io vi ringrazio di queste parole che sono state molto belle. Grazie Giovanni per le tue bellissime parole sulla memoria storica, su tutto quello che hai detto. Veramente sei un giornalista tra i più importanti del giornalismo sportivo, per cui anche averti qua è per me un, come tu hai detto quando ho visto Mezzano mi sono emozionato, anche per me avere te come giornalista sportivo qui davanti, anch'io dico mi sono emozionato e ti ringrazio di aver partecipato. Ringrazio infinitamente Marco e Silvio per quello che ci avete raccontato, siete stati fantastici, come siete stati fantastici nelle vostre carriere. Tanti dimenticano, perché come vedete voi magari manca un po' di memoria storica, ma tanti ricordano. Io in questo sito dove scrivo queste storie, diciamo che la vostra è una di quelle più impressa nella memoria della gente, perché è stata veramente una storia fantastica che non possiamo e non potremo mai dimenticare. Quindi grazie ancora. Grazie Marco, grazie Silvio e grazie Giovanni. Grazie. Buonanotte. Roberto. Buonanotte a tutti. Buonanotte. E grazie. Ciao. Grazie. Noi ci vediamo presto, Marco. Ciao Silvio. Ciao. Ciao. Ciao.